Sì, sicuramente sono contento per il gol, però sono molto comunque triste e deluso perché la prima cosa che volevo ottenere oggi erano i 3 punti, come tutti i miei compagni. Purtroppo non ci siamo riusciti, abbiamo provato fino all'ultimo a cercare di fare il 3-2, non ci siamo riusciti, ma adesso comunque dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo ricompattarci come stiamo facendo perché stiamo lavorando bene. E dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo perché non è successo nulla di grave e dobbiamo prepararci al meglio per la partita di domenica. Cosa non è andato matto oggi in questa partita? Insomma, Pescara molto a sprazzi, male nel primo tempo, meglio nella ripresa, però insomma di fronte c'era una squadra che dice la classifica quest'anno non ha fatto benissimo. No, sicuramente la classifica diceva quello, però poi il campo dice sempre altro, perché comunque soprattutto le ultime partite, quando devi giocare tutto, la classifica diciamo che conta poco e non bisogna vederla, perché comunque loro oggi sono venuti a fare qui una grande partita e all'inizio ci hanno messo in difficoltà e credo l'abbiano visto tutti, noi abbiamo fatto un pochino di fatica diciamo, a prendere le misure, però poi nel secondo tempo e anche nella seconda parte del primo tempo siamo usciti fuori bene, abbiamo preso in mano il pallino del gioco. Marco, io ti volevo chiedere invece sul tuo ruolo, perché fino all'arrivo di Zauri sei sempre stato per me uno dei migliori in campo, poi è arrivato Zauri, ti ho visto in un'altra posizione e ti chiedo se quella posizione per te ti fa rendere meno rispetto a quando tu avevi in mano le chiavi del centrocampo e soprattutto ti chiedo se fisicamente stai bene. No, ma per quanto riguarda la posizione, io gioco dove mi dice il mister, qualunque mister c'è in panchina. Io devo cercare di fare il meglio, devo dare il massimo in qualunque ruolo gioco. E forse magari queste ultime partite sono stato un pochino condizionato dalla pubalgia perché non mi sono sempre allenato comunque con la squadra, ho lavorato molto differenziato e quindi non avevo magari nelle gambe quella brillantezza che si ha quando ti alleni regolarmente con la squadra. Questa settimana ho fatto tutta la settimana importante con la squadra, ho lavorato bene, infatti oggi mi sentivo bene fisicamente. Ma tu ti senti più lei o mezzala? In realtà scegli Ma sempre. io non mi sento nulla, diciamo che sono un ragazzo, non è che sto finendo di giocare, che quindi ho già davanti a me una carriera che ho giocato in un determinato ruolo. Sto iniziando a giocare adesso, quindi devo saper interpretare bene qualunque ruolo il mister mi faccia fare, poi sicuramente riguarda il centrocampo. Senti Marco, vabbè, adesso ci saranno i playoff, quindi però tu sei in prestito per a fine stagione dovresti tornare, diciamo, in serie. Che tu sappia, a prescindere da come andrà il campionato, ci potrebbe essere la possibilità che tu possa restare, oppure la destinazione è comunque di ritornare a Milano e basta. No, E poi vedere dove l'Inter ti potrebbe dislocare. ma io comunque, certo, si sa che il mio contratto è con l'Inter, ma diciamo in questo momento mi interessa praticamente nulla perché il mio unico obiettivo dall'inizio della stagione, dal primo giorno che sono arrivato qui a Pescara, era dare il massimo giorno dopo giorno qui a Pescara e soprattutto adesso che comunque siamo arrivati alla fase finale, alla fase più importante della stagione, quello che voglio è fare il massimo per questa squadra, per la mia squadra, per questa società, perché se lo merita, quindi diciamo, sono concentrato solo e solamente su questo e voglio arrivare diciamo, fino in fondo, fino alla finale playoff del 12 giugno, vincere diciamo, poi i playoff e poi si vedrà tutto il resto. No, io non ho volontà, come ti ho detto, sto pensando soltanto al Pescara e poi farò le mie valutazioni come finisce l'anno e vedremo.